dicevo che un ringraziamento per aver messo insieme, oltre che in una sede insomma molto interessante sotto diversi punti di vista, diversi attori che si occupano dei consumatori, e, sia dal punto di vista della comunicazione ma anche dal punto di vista poi delle responsabilità, a cominciare dalle ultime che sono state presentate nel settore della grande distribuzione, che è un punto essenziale di raccordo tra la produzione e consumo. Io ritengo che si debbano confermare soprattutto alcuni fondamentali relativamente alle produzioni, alla sicurezza alimentare e al rapporto con il consumatore. Allora, il punto per noi essenziale è mantenere il principio secondo il quale il consumatore deve essere nelle condizioni di poter scegliere in base a diversi parametri i vari prodotti alimentari, ma non deve essere responsabilizzato dal punto di vista della sicurezza. Cioè, il consumatore deve essere nelle condizioni di poter avere con certezza un prodotto sicuro, scegliere in base alla qualità, al prezzo, alle proprie abitudini, alle proprie credi religiosi, a diversi stili di vita, ma non deve essere caricato di una responsabilità che deve essere assunta dal sistema nel suo complesso, così come è indicato dalle normative europee. Come è noto, la responsabilità principale spetta al produttore, ma certamente il sistema dei controlli pubblici e degli autocontrolli è essenziale per garantire che questa filiera produttiva arrivi al consumatore, in tutta la sua completezza. Questo significa che noi dobbiamo assolutamente avere un sistema che mantenga il percorso dal campo alla tavola e porti ad avere un sistema produttivo di totale garanzia. Io ritengo che il sistema italiano nel suo complesso abbia sicuramente fatto delle cose positive. E queste cose positive noi le possiamo riscontrare con una cartina di tornasole anche molto immediata, che è quella di vedere il risultato dei nostri prodotti sui mercati internazionali. Prima degli anni 90 le nostre esportazioni di prodotti agroalimentari erano estremamente ridotte. L'ultimo dato del 2012 parla di 32-33 miliardi di esportazioni di prodotti agroalimentari. Questo risultato deve essere molto chiaro: si è ottenuto perché i paesi che importano i prodotti italiani sono sicuramente attirati dal Made in Italy, dal gusto e da tutte le nostre eccellenze in termini qualitativi, ma sono assolutamente inderogabili dal punto di vista delle sicurezze sanitarie e della sicurezza dei consumatori. Cioè, il punto principale sul quale si basano le nostre esportazioni, e l'ultimo dato è quello della riapertura degli Stati Uniti l'altra settimana, non si basa sul fatto che il salame è buono, ma si basa sul fatto che il sistema italiano è stato in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato. Ecco, io ho l'impressione che al consumatore italiano però questo dato non lo si porti in maniera corretta, e questo abbia anche delle ripercussioni poi dal punto di vista della comunicazione. Cioè, non si porta al consumatore italiano l'idea che il prodotto, anche quello tipico, è il frutto di un grosso lavoro in termini di ricerca, sviluppo e tecnologia. Che anche il prodotto che noi oggi produciamo e portiamo al consumatore con tutta l'eccellenza della tradizione è un prodotto che viene realizzato in maniera molto diversa dal cosiddetto metodo tradizionale, ma anzi spesso è proprio questo nuovo metodo che gli consente di avere un prodotto
sicuramente più sicuro, sicuramente ad una vita più lunga dal punto di vista commerciale, quindi la shelf life, ma anche da un certo punto di vista anche migliore, perché noi riusciamo a riprodurre determinate eccellenze e queste eccellenze si possono riprodurre, come noto, solo se c'è un sistema che si basa su un aspetto di ricerca e di tecnologia. Il caso del vino, che è stato citato, che è un po' la madre, un po' di tutto, la ripresa del Made in Italy. Ebbene, i nostri vini del passato erano vini che in alcuni casi erano eccellenti, al di là dell'aspetto sanitario, ma in alcuni casi erano eccellenti, in altri casi non lo erano per niente. Un anno un produttore faceva una cosa, poi magari faceva un contratto, l'anno dopo ci si ritrovava con un prodotto che non era più bevibile e i contratti andavano persi. I francesi in questo ci avevano anticipato. Oggi i vini italiani, che sono per fortuna ottimi, ma sono ottimi perché applichiamo all'interno del sistema produttivo vitivinicolo delle grandi tecnologie. Quindi l'elemento scientifico all'interno delle produzioni alimentari deve essere portato a conoscenza del consumatore, perché se al consumatore riproduciamo solamente una visione medioevale del prodotto alimentare, che per fortuna non è così, non è così per fortuna né dal punto di vista della sicurezza sanitaria né dal punto di vista qualitativo. Certo, poi non ci possiamo lamentare se a furia di comunicare questo modo particolare il consumatore, poi quando diciamo succedono anche degli incidenti che non devono succedere, ma in un sistema di prodotti biologici, nel senso che è la biologia che guida questo tipo di produzione, è chiaro che l'incidente, tra virgolette, è, diciamo, da considerare, la variabilità biologica deve essere considerata. Se il consumatore non conosce che esiste e qual è l'impatto degli alimenti da questo punto di vista, è chiaro che il consumatore poi è impreparato e poi ha anche delle reazioni più che giustificate nel momento in cui magari ci sono degli incidenti che devono essere assolutamente tenuti sotto controllo, ma come è stato detto più volte, magari non hanno poi quell'impatto, per fortuna, dal punto di vista strettamente sanitario, lo possono avere da un punto di vista magari di carattere commerciale o di frode, che deve essere assolutamente repressa. Io qui vedo con piacere il rappresentante della Guardia di Finanza, il professor Macri è stato abbastanza, così io sottoscrivo tutto quello che ha detto, un po' morigerato sugli aspetti dei prodotti biologici, e la Guardia di Finanza per fortuna diciamo fa un lavoro eccellente e ancora negli ultimi giorni ha trovato nel settore del biologico delle, diciamo, non corrispondenze con quello che effettivamente dovrebbe essere. E per esempio anche su questo noi siamo assolutamente favorevoli che al consumatore vengano portati prodotti di diversa natura, che però questi prodotti abbiano un reale rapporto tra la qualità e il prezzo, e a nostro parere la questione del biologico dovrebbe anche essere recuperata con un qualche collegamento, non solo con i consorzi che fanno di fatto solo degli autocontrolli, perché come è noto, almeno lo spero a tutti, soprattutto ai consumatori, il settore del biologico si autocontrolla, è sottoposto ai controlli di sicurezza come tutti gli altri prodotti, ma non ci sono controlli di sicurezza, diciamo, di carattere sanitario che riguardano specificamente il settore del biologico. Forse per dare credibilità, diciamo, a questo settore e consentire a chi veramente lo fa correttamente di separarsi dagli aspetti che sono stati più volte segnalati di devianza, si potrebbe trovare anche forse una maggiore integrazione
tra il settore di queste produzioni e il settore dei controlli ufficiali. Quindi questo è, diciamo, il quadro della situazione. Un elemento che è stato molto importante sottolineato dal professor Macrin è la ricerca di un'autorevolezza da un punto di vista della comunicazione e della corretta, diciamo, del corretto riferimento a degli organi scientifici che possono avere tutta l'indipendenza e tutta, diciamo, la capacità di fare prima una valutazione scientifica e poi una corretta comunicazione. Ecco, su questo io per esempio ritengo che l'Istituto Superiore di Sanità, da cui viene il professor Macri, abbia delle grandi potenzialità e forse oltre a quello che già fa potrebbe svolgere una funzione ancora più importante per essere realmente il punto di riferimento scientifico a livello italiano, anche nel momento in cui inevitabilmente su argomenti di questo genere, dove, nei quali assolutamente ci sono anche interessi che in alcuni casi sono contrapposti, però si possa trovare un elemento di sicurezza e un elemento di indipendenza. Ormai, ripeto, non si tratta più di autorità, si parla soprattutto di autorevolezza, e quindi in questo senso il Ministero della Salute intende partecipare a pieno titolo a questo sistema. Per quanto riguarda invece la questione dei consumatori, ed è l'ultima battuta che faccio, dobbiamo assolutamente cogliere l'occasione di Expo 2015 a Milano per individuare in maniera coerente anche il modello italiano, perché noi fino adesso abbiamo giocato una partita, come dicevo, partendo, diciamo, da una area periferica soprattutto nel settore dei rapporti internazionali, diventando invece una squadra, voglio dire, di prima categoria, che adesso viene, diciamo, considerata ma anche temuta. Per rimanere sul mercato e per rimanere, diciamo, credibili, noi dobbiamo dare al nostro sistema produttivo dei fondamentali. Expo potrebbe essere l'occasione di una riflessione da questo punto di vista. Io voglio dare solo due cifre, che fondamentalmente, come noto, noi abbiamo un'autoproduzione del 50-55, massimo 60% di quello che mangiamo. Questo significa chiaramente filiere diverse: nel settore dei pollami arriviamo al 100%, lo superiamo; nel settore dei prodotti alla pesca purtroppo scendiamo al 20%, però grossolanamente parliamo di un 50-55%. Per la nostra popolazione è inimmaginabile che noi riusciremo ad arrivare a una totale autoproduzione. Noi abbiamo la capacità, come in altri settori, di aver anche trasformato prodotti che non erano italiani in grandi prodotti italiani. Parlo del caffè, parlo della cioccolata, tanto per fare due esempi, ma anche per esempio nella trasformazione di prodotti di origine animale che poi noi trasformiamo in grandi prodotti tipici. Quindi dobbiamo essere coscienti di due cose: primo, che una parte di queste produzioni le dovremo comunque andare a cercare all'estero, e quindi dobbiamo avere dei mercati di riferimento che ci diano sicurezza, e ci diano anche sicurezza in termini di disponibilità di cibo. Ricordiamoci che oggi ci sono 3 miliardi di persone, che sono la Cina, l'India, la Russia, l'Indonesia, il Vietnam, che grossolanamente fanno più di 3 miliardi di persone, che si affacciano ad un mercato e sono disposti a pagare non poco, perché c'è una fascia di popolazione anche che è disposta a pagare molto, per accedere agli alimenti, per accedere agli alimenti di origine animale. Noi siamo diventati esportatori del caviale in Russia, tanto per essere, diciamo, per puntualizzare. Allora, in un mondo come questo, il nostro problema sarà anche quello di avere un livello di approvvigionamento sufficiente, perché altrimenti la grande distribuzione non darà più tutte queste possibilità al consumatore, ma potrebbe trovarsi in grande difficoltà. Il secondo aspetto è, rispetto a questo 50%, vogliamo individuare un modello di sviluppo che ci porti
dal 50 al 55, dal 55 al 60, o almeno di stare sul nostro 50, oppure vogliamo scendere al 30, perché anche questo purtroppo può succedere. Chiaramente, tornando al punto di partenza, che se scendiamo al 30 invece di doverne cercare il 50 o il 40 andiamo a cercare il 70 o l'80. Quindi questo è il quadro complessivo, e il punto è che oggi il problema del cibo è esattamente corrispondente a quello che una volta era il problema energetico, cioè il futuro sarà la ricerca di energia da cibo, e in questo senso basta citare il Brasile, grande produttore di carne, è bastato che i brasiliani aumentassero il loro potere d'acquisto per un chilo all'anno di carne, che l'autoconsumo di carne in Brasile passasse dal 50% al 70%, cioè vuol dire che oggi il Brasile non è più un grande paese esportatore di carne. Quindi la presa aula non sappiamo più. Quindi per esempio noi abbiamo grossi problemi a recuperare la carne per la presa aula, perché prima arrivavano 50 container alla settimana al porto di Genova, adesso ne arrivano 5 al mese. E quindi in questo senso è chiaro che la nostra ricerca anche di fonti di approvvigionamento diventa fondamentale. Scusa, ho sfondato. No, si preoccupi. Il dottor Facelli rimarrà.